Ragazzi, benvenuti e bentornati su Silent Hill 2. Allora, eravamo scesi un bel po' in profondità ed eravamo arrivati qui. Non so dove siamo diretti. Non ci resta che scoprirlo. Tanto già c'è qualcuno. Non posso passare di qui perché il filo mi blocca la strada. Madonna mia. Merda, 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 merda. Dai, gira l'angolo. Dove siamo? Che struttura è questa? Sperando che non sia un labirinto. Un attimo però. Noi abbiamo ancora il coltello. Cioè, i fili, voglio dire. Quanto potranno essere resistenti? Non posso usarlo. Tanto chissà dov'è finita Angela. Beh, spero stia meglio di Mary. Che non abbia fatto la sua stessa fine. Sapo la mappa, non ce l'abbiamo, vero? Abbiamo una mappa del posto. La stiamo disegnando noi, però. Perché questo posto sembra essere un labirinto. Qui ci sono delle scale. Anche qui ci sono delle scale. Quindi lì si scende. In quella parte ci sono i fili. Invece di qua. Madonna. Anche di qua si scende. Madonna mia. Oh no, sono quelli che. Ma dove cazzo siamo? Quelli che strisciano per terra. Dovremmo essere dall'altro lato adesso. Credo. Allora, cos'è questo? Oh Madonna! Sono delle teste. Ma è questo che fa tutto sto casino o si sta muovendo qualcosa? È sbucata una porta. Chi Avete mai visto il film Cube? Mi ricorda quello. Questa è chiusa. Questa è l'unica porta aperta. You're alive! Maria! I thought that thing killed you! Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing! It stabbed you! There was blood everywhere! Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James? What are you talking about? Just before! Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else?
You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Ma che diavolo? Sto cominciando a elaborare una nuova teoria riguardo Maria, ovvero che... C'è questo rumore. Pinza tagliafile. C'era prima, no? Stavo dicendo che Maria in realtà non esiste. Ho la vaga sensazione che Maria sia frutto della nostra immaginazione. E che è la reincarnazione mentale della nostra mente di ciò che vorremmo fosse Mary. O almeno dell'ultimo ricordo che abbiamo di Mary. Forse del... non lo so, perché parlava proprio come se fosse Mary. Però lei non è Mary. Lei è Maria. E lui vuole delle risposte. Risposte che Maria non gli dà. Che non gli dà perché... non sa le risposte. Non sa le risposte perché lei non è... Mary. E non è Maria. È frutto della nostra immaginazione. Quindi se noi non abbiamo le risposte, automaticamente non ce le ha neanche lei. Credo. È una teoria un po' contorta, lo so. Però... non lo so. È tutto così strano. Che succede? Oh, Madonna mia! Cazzo siamo? Questo è l'ospedale. Un gran coltello. L'ho raccolto. Ma io pensavo fosse l'arma di quello con l'elmo a triangolo. Via. Vai, vai, vai! Madonna! Porca puttana! Via, via! Scappa, scappa, scappa! Ma sei scemo! Per Dio! Adesso abbiamo un gran... enorme arma brandita da Piramide Testa. Piramide Head. Difficile da usare ma letale. È un'arma che possiamo usare. Ma
Scusate, la vorrei un attimo provare giusto per curiosità. E utilizzerei anche così per stare sul, per andare sul sicuro. Madonna. Chissà se possiamo ucciderlo quello, quell'altro con questo, con quest'arma. Non lo so. Abbiamo un botto di proiettile. Allora. Ah, ok, non andava bene il coltello perché erano fili di metallo. Ok. Beh. Grazie al cazzo, come ho fatto a non pensarci? Se erano elastici avremmo potuto anche passarci da soli, senza l'ausilio di un coltello o delle pinze. Chi è? Allora, qui c'è una scala. E qui c'è un'altra scala. Dove andiamo? Beh, io andrei nella prima scala che abbiamo incontrato. Dov'è? Ok. Ancora non ho capito dove siamo. Altra scala. Madonna mia. Mi piace comunque come il gioco tenga conto anche della balistica, perché la balistica nel senso del fatto che se io ti sparo con un fucile a pompa a distanza ravvicinata muori subito e non c'è bisogno del secondo colpo. Credo che questa stanza ti faccia girare intorno e basta. Infatti. Ok, credo ce ne sia un altro forse. Andiamo a vedere. No, vicolo cieco. Qui continuiamo ad andare avanti, ma io non ho idea di dove stiamo andando. Cazzo. Vedete, morto subito. Stiamo attaccati. Molto ampia questa stanza, è vuota. Ok. Senti, il 3 ragazzi non mi interessa niente, lo metto a normale la difficoltà. Perché
perché un conto è il primo che l'ho dovuta mettere a facile, dato che era la mia prima esperienza con Silent Hill. Che cazzo? Merda! Merda, lui è qui! Ma appunto, un conto era il primo Silent Hill, la mia prima esperienza con Silent Hill, e ci sta che trovassi magari comandi scomodi e quindi difficile sopravvivere ai mostri. Ma qui è... cioè, ora che sono un minimo allenato, è veramente troppo facile. Oddio, dov'è? Madonna mia. Scusa, Porca puttana. Quella scala? Qual è che non abbiamo preso, che non mi ricordo? Comunque, ricordo quella teoria su Maria. Se Maria è frutto della nostra immaginazione... mettiamo per assurdo che la mia ipotesi sia giusta, che la mia teoria sia giusta. Quante altre cose sono frutto della nostra immaginazione? O comunque frutto della nostra mente? Non devono essere per forza immaginarie, però... sai... la mente dà forma alle cose in base a... al soggetto che le guarda. E qui ci siamo già stati. Quindi vuol dire che ho preso la scala sbagliata? Madonna! Forse sì, ho preso la scala sbagliata. Beh, per forza, se sono tornato indietro. Ok. C'è un giornale. C'è un giornale per terra. È macchiato di qualcosa che sembra sangue ed è parzialmente leggibile. Il corpo di un uomo più tardi identificato come Thomas Oro Taglieregna, anni 39, è stato trovato sdraiato a faccia in giù, forse in mezzo. Probabile causa del decesso: diverse ferite da coltellata alla parte anteriore del collo e alla parte sinistra del dorso, inflitte da un'arma tagliente. L'ora del decesso è stimata tra le 23 e la mezzanotte. In base ai segni di lotta nella stanza e all'assenza di un'arma del delitto, la polizia lo considera un caso di omicidio e ha delle indagini. Inoltre, poiché è stato rinvenuto del denaro nella stanza, del signor Oro ha avuto episodi di ubriachezza e di violenza in passato, la polizia sospetta che il cliente non sia il furto, tratta di un delitto penale. No, non ho capito. Allora, salviamo. E vediamo dove siamo. Siamo arrivati da Maria? Altri giornali a terra. Ci sono giornali sparsi sui muri e per terra. Sembrano di poco interesse. Ma questa è la data di oggi. Che strano. La data di oggi.
Ah, ecco, a proposito di Angela. Che cazzo è lui e che cos'è questa stanza? Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Allora. Una piccola parentesi che magari non c'entra nulla, però... È curioso il fatto che lei si chiami Angela, Maria, sembrano delle figure bibliche, ma non credo lo siano, credo sia soltanto una coincidenza e per questo penso sia semplicemente una piccola parentesi che volevo farvi e niente di più. Ora, penso che Angela sia stata menata, maltrattata, o dal marito o dal padre. Daddy ha detto prima, quindi penso si riferisse al padre. E forse questo è la rappresentazione del padre che lo picchiava per lei. Anche se noi lo vediamo così, magari lei lo vedeva in un altro modo. Però lei ha parlato di nostra moglie. E come noi pensiamo solo a noi stessi e che probabilmente ci siamo trovati un'altra. E che... Cioè, non lo so. Questi personaggi cominciano a farmi venire dubbi su James e sulla sua innocenza. Perché il gioco è iniziato come se James fosse appunto un personaggio positivo, no? Sta cercando la moglie che misteriosamente gli ha mandato questa lettera. Però più andiamo avanti nel gioco e più il gioco ci fa capire... Cioè, non ci fa capire, ci fa venire sempre più dubbi. Sull'effettiva natura di James, se effettivamente lui sia il buono della vicenda, se non lo sia, se sia uno stronzo qualunque, se sia lui la ragione per cui Mary è morta e quindi per il senso di colpa, per rimorso, lui è arrivato fin qui e ha seguito la lettera, o semplicemente ci dobbiamo fidare di James. Ed effettivamente ha un cuore nobile ed è venuto qui nonostante la moglie sia morta? Non lo so. Cos'è?
sua faccia è coperta da un pezzo di carta. Sopra c'è scritto qualcosa. Quest'uomo è stato impiccato per falsificazione. Giustizia e vendetta sono state fatte. Quest'uomo è stato impiccato per truffa. Quest'uomo è stato impiccato per rapimento. Quest'uomo è stato impiccato per omicidio. Quest'uomo è stato impiccato per appropriazione indebita. Quest'uomo è stato impiccato per lesione corporale. Lesione corporale. Magari è il padre di Angela. Omicidio potrebbe essere Eddie. Rapimento potrebbe essere colui che ha rapito Laura, perché una bambina così in giro potrebbe non lo so, non... Truffa. Falsificazione, appropriazione di... Non lo so, sto elaborando teoria su teoria, ragazzi, sto cercando di dare un senso a quello che sto vedendo. Anche se... Nulla sembra avere senso per adesso. Altre persone impiccate? No. Ma sicuramente qualcuno qui ci finirà prima o poi. Vuoi tirarla? Cioè? Oddio, proviamo a tirare quelle che io reputo come riferimenti a... effettivamente alle persone che abbiamo incontrato. Quindi, rapimento. Omicidio. Maria, forse... non so se appropriazione... no, appropriazione in debito, forse... boh. Però qui sembra che se ne tiro giù una, l'altra risale. Maria, forse... falsificazione. Saprei. Ma questa è rimasta giù per caso oppure questa che abbiamo già tirato giù? Non so cosa devo fare. Impossibile girare la manovella senza prima togliere le manette. E non abbiamo la chiave. No, deve esserci un enigma allora qui. Allora, andiamo in questa stanza qua. E leggiamo di nuovo. Allora. Falsificazione. Intanto mi disegno. Falso. Questa qua. Disegno anche i punti dove sono. Quello in basso lì è omicidio. Poi tu... truffa. Rapimento.
Espropriazione indebita. Che neanche mi ricordo che vuol dire appropriazione indebita. E lesione corporale. Allora. Forse non hanno un ordine, o forse hanno un ordine preciso. Forse l'ordine... è l'ordine di comparsa dei personaggi. Quindi abbiamo incontrato prima di tutto Angela. Quindi lesione corporale. Dove sto andando? Scusate. Poi... Laura. No, aspetta. Prima Angela. Poi Eddie. Poi Laura. E poi Maria. Quindi omicidio Eddie. Poi rapimento Laura, ammesso che sia rapimento. E mo non so se sia truffa o falso. O falsificazione. Proviamo con truffa. Boh, qui non sembra cambiare nulla. Comunque ho abbassato quella si è rialzata. Non ho capito. Forse era falsario invece di truffatore. Dico Maria, eh. Boh, pure qui non succede nulla. Torniamo indietro. Ho la chiave dell'accusato innocente. Ah, dovevamo capire chi era innocente tra questi sei. Allora ho fatto tutti i giri strani per nulla. Vabbè, ho fatto lavorare un po' il cervello, un po' di più di quanto dovessi. Allora, mettiamo la chiave. Cioè, usiamo la chiave. E proseguiamo. È chiuso. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you?
Why? Why? Mary. Perché abbiamo detto Mary? Quindi è morta. Ma volete vedere che prima stavamo avendo un'allucinazione, in realtà era morta anche prima. E qui la porta è aperta adesso. Che sta succedendo, ragazzi? Siamo all'esterno, un cimitero. C'è anche un punto per salvare. Non so se sia il caso di finire l'episodio adesso o di continuare. Perché comunque sono passati soltanto 40 minuti. Qui c'è un buco profondo, ma dentro non c'è niente. Sono delle fosse. Vuoi scendere? No, aspettate. Io salvo, ragazzi. E... non so se continuare. Non so se sia il caso. Fammi vedere un po' l'inventario. Se abbiamo qualcosa da dover ispezionare, ma dubito. Mary. Una foto di quando era ancora in salute. Non ci ha dato ancora sapere che malattia abbia ucciso Mary. Io non so quanto manca la fine del gioco. Non so se siamo... se manca poco, se manca molto. Fatto sta che... se questo episodio durerà poco, lo unirò molto probabilmente al precedente. Non ci resta che scendere. Ancora. E stavolta non in un buco qualsiasi, ma in una fossa. Che diavolo siamo? Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! Fat ass, you're nothing but a waste of skin! You're so ugly, even your mama don't love you! Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead! And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him! Just like that.
Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Oh, che cazzo? Senti, ma... Oddio, fammi aprire l'inventario. Come stiamo? Con la salute, ok, vabbè, tanto stiamo a fare. Aia! Bastardo! Cioè, posso capire il suo... Disturbo. Il suo trauma interiore, però... Perché te la prendi con me? Ha detto una cosa interessante che vorrei commentare. Ma mi dà le pizze, che c'è una pistola. Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Vuoi vedere che queste persone in realtà sono lati della mente e della del carattere di James, tipo. Nella sua mente, nella sua testa. Questa città ci ha chiamato. Ha chiamato lui perché è un omicida. E perché ha chiamato noi? Mary, sei veramente morta 3 anni fa? James comincia ad avere dubbi, anche lo stesso James comincia a nutrire dubbi su se stesso. Non solo il giocatore.
Allora, se qui intorno c'è un punto per salvare, ragazzi, io unisco questo pezzo all'episodio precedente. Infatti, eccolo qui. Allora, taglierò l'outro vecchia e la rifarò qui. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione, per l'attenzione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Silent Hill. Finalmente siamo all'esterno. Forse stiamo per arrivare all'hotel. Ciao a tutti, ragazzi.